Benvenuti a tutti. Oggi è lunedì, 14 novembre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Compleanno favoloso con tutti gli astri a favore. Se avete deciso di celebrare quest'oggi il compleanno, anche se avete compiuto gli anni in settimana, il vostro sarà un party memorabile, perché tra i vostri gentili ospiti, familiari, amici, vicini, ci sono anche stelle di massima importanza. Nell'ordine il Sole, Venere, Mercurio, tutti ben allineati nel vostro segno, in buona armonica coi loro amici, che diventano anche vostri, Plutone, la Luna, Giove, Nettuno. Solo Urano vi rema contro, ma solo per partito preso, divertendosi a creare piccoli disguidi, come la dimenticanza dell'acquisto dei tovaglioli o qualche portata che vi è riuscita troppo cotta. Quisquiglie, non volete rovinarvi un lunedì così bella, tutta da vivere all'insegna del sentimento, della natura, della musica, della poesia. Risposta affermativa e positiva al principale quesito posto nel consulto. Buon esito di esami, di colloqui, di chiarimenti, e di qualsiasi cosa vi sta a cuore. Gravidanze in arrivo, acquisto di immobili, nuove attività avviate. In campo economico è un miglioramento della propria posizione. Badate bene con chi vi confidate, soprattutto oggi sarà meglio evitare di farlo, soprattutto se non avete una profonda e indistruttibile fiducia nei vostri confidenti. Nel tuo tempo libero potrai dedicarti alle tue attività favorite. Un consiglio, non cedere troppo alla pigrizia. Novità all'orizzonte si stagliano e potrebbero crearvi qualche perplessità o qualche ansia. Non fatevi prendere dal panico, alcune di queste saranno positive per voi e addirittura potranno presentarsi come piccole occasioni irripetibili. Una persona lontana dai vostri occhi e dal vostro cuore oggi vi penserà a più riprese mentre qualcuno a voi vicino sembra disinteressarsi a voi. Oggi abbiate il coraggio delle vostre opinioni, fate in modo che possano risultare determinanti. Poche volte potrete gustare la gioia del cuore di aiutare qualcuno che ha bisogno, oggi è uno di quei giorni in cui potreste fare del bene concreto a qualcuno. Approfittatene. Scoprirai qualcosa di nuovo riguardo al tuo lavoro. Un po' di malinconia in serata. Prima di prendere decisioni importanti, analizza bene le situazioni e, potendo, consulta qualche persona affidata per un consiglio. Con il vostro partner siate particolarmente chiari ed evitate al massimo i possibili equivoci, meglio chiarirsi subito e con decisione piuttosto che poi dover affrontare un litigio. Qualche piccolo disturbo fisico vi dovrebbe allarmare e decidervi per un controllo generale, anche i sintomi più piccoli non vanno mai trascurati. Non distraetevi, nei sentimenti, e fate qualche progetto. Periodo eccellente in amore, il vostro fascino non avrà rivali. Avete svolto i vostri compiti e avete anche lavorato sodo, fatevi aiutare dalla vostra immaginazione per crearvi un mondo parallelo gioioso e appagante. Forma fisica smagliante ed eccellente lucidità mentale vi permetteranno di conseguire ottimi risultati nel lavoro. Vi scoprite più leggeri e ritrovate la vostra calma equilibrata in famiglia. È possibile si creino momenti di condivisione particolarmente sentiti nel vostro clan natale in questa giornata di mezzo autunno. Quali sono i corpi celesti che meglio sanno descrivere le qualità dello Scorpione nel linguaggio zodiacale? Prima di ogni altro Plutone, in dominio principale nel segno, vi produce quella creatività geniale per cui il vostro segno si distingue. Quindi Mercurio, astro benefico dell'intelligenza, celebrato idealmente dallo Scorpione che vi dona l'arguzia, le sottigliezze mentali per cui siete tanto apprezzati. Infine Marte, signore secondario del segno, vi infonde energia e vigore, insieme a un certo machismo, dato che il vostro è un segno squisitamente maschile. In questa giornata, avvertirai la necessità di riprenderti dallo stress accumulato e deciderai di risparmiarti in ambito lavorativo. In ambito affettivo dovrai dare il meglio di te stesso per calmare le furie della tua partner. Un consiglio, fai attenzione ai messaggi che ricevi. Introspettivi, innamorati della vita, dell'amore e della bellezza, soprattutto, come piace alla vostra bella inquilina Venere, abbracciata a Mercurio e al Sole,
sinonimo di sincerità. Compleanno speciale coccolato dal trigono della Luna da un lato e di quello di Giove e Nettuno dall'altro. Peccato che a darvi contro, anche se addolcito dal raggio morbido della Bianca Signora, persista sempre Urano all'opposizione. Gli altri vi stupiranno per il loro comportamento e i loro commenti, ma non permettete loro di intervenire, non lasciatevi sviare, con tante stelle positive nel segno godetevi la festa che gli astri hanno indetto apposta per voi. Amore ed Eros. Da parte vostra tanta dolcezza, comprensione, sentimenti, mentre dal partner arrivano messaggi destabilizzanti. Molta pazienza e tenerezza coi figli, che intrattenete raccontando loro le fiabe della vostra infanzia, bello se fuori piove arrostire castagne, infornare biscotti mentre si parla di fate, di principesse, di principi e castelli. E finalmente, grazie a questa atmosfera incantata anche col partner ritrovare l'armonia, aprendo braccia e cuore. Cari Scorpione, i nuovi progetti richiedono costanza e tanta fatica, ma presto daranno grandi soddisfazioni. Trovate un modo per abbandonare l'ansia. Non irrigiditevi nelle vostre convinzioni. State pensando di organizzare qualcosa di speciale ed esclusivo per il partner. I sentimenti tra voi, in questo periodo, sfociano in un dolce romanticismo che richiama le più belle favole d'amore. Avete da sistemare con il vostro tipico garbo una situazione scomoda con la persona che vi sta accanto. La aggiustate grazie alla capacità di dialogo e alla pronta risoluzione. Mercurio, Giove, Plutone, Nettuno e Venere sono al vostro fianco. Lavoro e denaro? Lunedì ideale per dare un party di compleanno o almeno invitare qualche amico a pranzo o a cena a casa vostra, sempre che imitando i sovrani rinascimentali non abbiate deciso di spostarvi col cosiddetto sistema della rivoluzione solare mirata, che ad ogni compleanno sposta l'ascendente nel momento e nel luogo più conveniente, ragione per cui siete in viaggio in qualche sperduto angolo del mondo, con le stelle propizie sopra la vostra testa. Sarete portati a fare nuovi acquisti, e investimenti per la vostra crescita professionale. Il tutto andrà a buon fine. Attenti però a non spendere troppo. Avanti così. Con Mercurio nel vostro segno avrete a disposizione una maggiore quantità di denaro da far circolare per ogni vostra piccola o grande esigenza, specie se siete nati nel mese di ottobre. Fate attenzione a riuscire a mettere da parte anche qualcosa. Benessere. Soddisfatti della vostra immagine allo specchio, con il taglio giusto e la pelle fresca grazie a un trattamento rigenerante, siete consapevoli di avere charme e chi non ha occhi per notarlo tanti saluti, avanti il prossimo. Fareste bene a concedervi del relax, nei limiti dei vostri impegni quotidiani. Una pausa può rivelarsi rigeneratrice. Evitate gli strapazzi e ritagliatevi un po' di tempo per riposare e per recuperare sonno. Per lei, quanta gente vi vuole bene, forse prese a commiserarvi non ve ne eravate ancora accorte, ma di persone che vi amano ce n'è una folla, col calice alzato per brindare alla vostra salute e alla vostra felicità. Per lui, bel fisico, sguardo intelligente, fascino, simpatia, insomma, non vi manca niente. E allora perché tutte quelle relazioni interrotte? Chiedetelo al vostro caratteraccio, così chiuso, indaginoso, misterioso. Se dopo un po' una storia salta, vuol dire che siete anche voi a metterci del vostro. Colore delle emozioni, salmone. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 9. Finanze, 7. Benessere, 10. Grazie per aver guardato l'ideo. Spero di vederti presto.